Io sono stato con Piero Sadun, il fondatore dell'Accademia di Belle Arti di Lago, ero il vice direttore, anche se il grande merito aspetta al direttore. Abbiamo progettato i corsi speciali, ne abbiamo fatto un'accademia pilota e tuttora è un'accademia vitale, il che vuol dire che l'arte, come dire, è la benzina che fa muovere un motore che una volta partito può continuare a sviluppare una vitalità. Ora l'Aquila colpita dal terremoto, io credo che l'arte è la risposta costruttiva, la creazione contro la distruzione, e l'arte può assediare lo spettatore, il cittadino, in mille modi, anche alle spalle. Io stiamo realizzando un grande progetto a Napoli con le stazioni dell'arte, 40 stazioni dove io scelgo gli artisti, 160 hanno realizzato delle opere inedite, e ho creato quello che io definisco il museo obbligatorio, che la gente è obbligata a vedere le opere, non c'è un gesto di effrazione o di scandalo o di opposizione. Tutti sentono che è un orgoglio, non sanno perché, ma perché sì. Un'idea d'arte che quanti lavori indotti può creare, al di là dall'essere artisti, c'è il restauro d'arte contemporanea, l'organizzatore, il curatore, l'assistente, quello che si occupa dei materiali, il tecnico, lo scenotecnico. L'arte può produrre anche una cultura materiale, e l'arte può produrre anche ricchezza, non solo interiore, ma anche all'esterno. Quindi io direi che oggi, in un'epoca come la nostra, di crisi, in cui c'è un ritorno all'individualismo molto forte, la creatività può sviluppare dei modelli di responsabilità di cui abbiamo bisogno, visto la crisi ideologica, economica e morale. Capacità di sensibilizzare l'opinione pubblica, di bucare la disattenzione collettiva attraverso l'arte pubblica. L'arte pubblica non significa solo un'opera.